Ritorno al futuro. Facile scomodare il titolo di un film di fantascienza famoso per parlare della nuova Alfa Giulia. Ma l'accostamento è corretto. Per esempio, Giulia ritorna alla trazione posteriore, cancellata dalle Alfa Romeo nel 1993. Ultima ad adottarla fu la 75. Ma si tratta di una trazione sulle ruote dietro del terzo millennio, che utilizza per il moto un albero di trasmissione in fibra di carbonio. Lo sterzo è un altro dei must delle Alfa del passato. Sulla Giulia è preciso al millimetro, consente di seguire con la massima precisione le traiettorie che si impostano, ma è elettrico, il massimo della tecnologia di oggi. Le Alfa Romeo che sono passate alla storia avevano una tenuta di strada fantastica, erano facili da guidare. La Giulia di oggi è sincera, prevedibile, con una ripartizione dei pesi ottimale e tanta elettronica di sicurezza mai invasiva. Le rivali sono il Gotha dell'automobilismo. Si chiamano Audi A4, BMW Serie 3, Mercedes Classe C, Jaguar XE. Eppure la nuova Giulia non ha nulla da invidiare. Alla filosofia di nomi fatti di cifre e di lettere d'alfabeto contrappone la serenità delle prestazioni. Quali sono i tre motivi per preferire la Giulia? Il primo è la dinamica di guida, sicuramente. È una macchina straordinaria da guidare. È veramente in grado di dare un qualcosa in più. Il secondo è sicuramente la bellezza della macchina, perché io personalmente apprezzo molto le linee semplici, pulite, quelle che non distraggono, che sono protagoniste ma non più della macchina stessa. E la terza sono i contenuti tecnologici e tecnici della macchina, perché a fronte di questa semplicità dietro c'è comunque tanta complessità, perché per offrire quella semplicità è necessario avere comunque molti contenuti. Giulia è lunga 4,64 m, larga 1,86 m, alta 1,44 m e offre un baule da 480 litri. La gamma motori offre due 4 cilindri 2002 turbo diesel da 150 e 180 cavalli, a benzina i 6 cilindri a V da 510 cavalli e presto un 2000 da 200 cavalli. Il listino parte da 35.500 euro, ma esaminata la dotazione di serie, il prezzo non è esagerato. Tutte le versioni hanno clima bizona, cerchi in lega, cruise control, il sistema DNA che consente di scegliere tra più modalità di guida, l'impianto multimediale con schermo da 6,5 pollici. Mancano le tecnologie di guida assistita per una chiara ragione. La Giulia non si guida da sola, ha bisogno sempre del pilota. Bentornata, Alfa! Your sister, don't give up.